La tassia locomotoria è una malattia che affligge il sistema nervoso. Nel caso specifico, il cavallo ha 10 anni. La diagnosi è stata fatta quando il cavallo aveva circa un anno ed è andata a peggiorare progressivamente, come la maggior parte delle patologie neurologiche. Il fatto che il cavallo sia migliorato di un 70% se non di più nel giro di 2 mesi significa che le staminali che abbiamo usato hanno il potere di trasformarsi in cellule nervose. Così è confermato in vivo che abbiamo cellule staminali adulte pluripotenti che, a differenza di quelle del grasso e del midollo, possono trasformarsi in tessuto nervoso. Già un nostro lavoro scientifico pubblicato negli Stati Uniti accredita questa scoperta in vitro, cioè conferma la presenza dei recettori di pluripotenza sulle cellule staminali ottenute da sangue con il nostro sistema brevettato. In questo primo video il cavallo era completamente scoordinato ed erano mesi che era impossibile montarlo perché rischiava di cadere con il cavaliere sopra. Notate anche la notevole atrofia delle masse muscolari del posteriore. Dopo 2 mesi dall'inoculazione bilaterale tra quinta, sesta e settima vertebra cervicale e per via endovenosa, il cavallo ha avuto una trasformazione che ha dell'incredibile. In gradi diversi, il miglioramento è sempre avvenuto in tutti i cavalli affetti dalla stessa patologia, se trattati con le cellule staminali del sangue. Guardate in questo soggetto la miglior coordinazione, la voglia di andare in avanti e l'aumento delle masse muscolari. Siamo di fronte ad un miglioramento di una patologia neurologica incurabile farmacologicamente. Non sarebbe allora il caso di prendere in considerazione un trial sperimentale in umana del nostro protocollo terapeutico? È giusto negare una speranza a tutta una famiglia che soffre intorno alla patologia neurologica di un loro caro? Oltretutto, il protocollo terapeutico è sicuro perché ottenuto dall'esperienza fatta in 8 anni attraverso 20.000 inoculazioni su patologie reali, non provocate. È ancora più evidente la differenza facendo girare il cavallo su se stesso. Nelle immagini vedete il cavallo prima del trattamento e addirittura un anno dopo. È passato un anno dall'inoculazione fatta dalla dottoressa Graziella Zoar e tuttora il cavallo lavora regolarmente senza ricadute. Lo potete vedere nel filmato 13 mesi dopo il trattamento con le staminali montato. Dalla nostra esperienza è però meglio effettuare più di un trattamento ed è positiva l'associazione con l'ozonoterapia per migliorare ulteriormente il risultato.